Allora, siamo qui questa sera, abbiamo incontrato un ragazzo che è comunque sempre un ragazzo, io l'ho conosciuto che era proprio davvero agli inizi della sua carriera artistica, che è di cantante, e in un premio che era il premio Svevo, ormai era passato qualche anno. Sì, eravamo sulle scalinate del folklore con questo festival che è durato un paio d'anni. E poi lui, Costanzo Del Pinto, che è qui a fianco a me, ha iniziato ad avere i suoi successi, i suoi primi successi anche da lì. Quindi siamo orgogliosi di essere stati i primi, forse partiti da casa. Ecco, partiti da casa. Però lui da strada ne ha fatta tanta poi, dopo di quello. Tra l'altro l'abbiamo visto anche ad Amici, la signora Maria De Filippi, ha delle collaborazioni importanti che adesso lui ci spiegherà quali. E quindi comunque diciamo che è bello già dire di aver trovato, diciamo, un po' di luce quest'anno rispetto a, indubbiamente, dopo la pandemia, al periodo che abbiamo passato, per voi artisti è sicuramente per tutto il mondo, ma per il mondo dello spettacolo proprio è stata una botta non indifferente. Ma quest'anno Be Positive, insomma, stiamo guardando già un po' di sole, sono contento, il tour musicale anche con Dodi Battaglia, abbiamo ripreso il tour, sì, bellissimo, sto lavorando anche molto bene con il mio progetto solista come Costanzo, e a gennaio siamo usciti con il mio nuovo singolo Sentite Storia, ci sono delle novità che a breve, diciamo, potremmo spoilerare. Ci hai già detto che praticamente stai con la collaborazione con Dodi Battaglia, che sappiamo tutti chi è, ex Poo. Abbiamo visto anche qui quando è venuto una volta a Terno, che veniva a cantare qui vicino, penso che ci sia stato pure tutto il periodo con lui a esibirti. E quindi Costanzo Del Pinto di strada ne ha fatta tanta, e quindi solo la pandemia è riuscita a fermare un po' tutti, e anche lui, però adesso si riprende alla grande. E quindi in questo momento che cosa, a parte il disco che ci hai appena accennato che sta andando anche bene, che cosa hai ancora in progetto di fare? Perché c'è qualche altra cosa in cantiere importante? È un vero e proprio capitolo, un nuovo capitolo discografico, un progetto a cui sto lavorando da tanti anni, anche purtroppo per motivi che sappiamo tutti, diciamo, è stato un attimino rallentato, ma non vedo l'ora, per ora posso dire solo questo, non vedo l'ora. Senti, per un ragazzo come te che vive in una regione piccola come la nostra, e anche in una realtà cittadina piccola, è stata più dura di altri per poter emergere? Perché tu so che hai fatto tanti sacrifici per poter riuscire, soprattutto quando sei andato ad Amici, abbiamo visto che lì la battaglia era molto ardua, tra virgolette, però alla fine hai avuto le tue belle soddisfazioni, quindi è stato molto difficile per un ragazzo come te che aveva questa voglia di emergere. Guarda, diciamo che per quanto riguarda proprio la musica in generale, io vengo da una famiglia, diciamo, che comunque fa altro nella vita, ma papà, zio, diciamo, mi hanno trasmesso con la chitarra, no, quest'anno. Hai avuto delle infarinature. Detto questo, partire è stata una cosa che ho fatto tra errori e trionfi, diciamo, tutto da solo. Per cui è gratificante, senz'altro, non vedo molta difficoltà rispetto alla posizione geografica, detto sinceramente, specialmente nei tempi di oggi, magari qualche anno fa sì. Quindi tu dici che nonostante viviamo in queste piccole realtà, però se uno ha la voglia, la passione, sì, e inclina al sacrificio, sì, riesce. Sì, io me la sono giocata diverse volte da solo, nonostante comunque ho avuto delle persone dietro che hanno creduto in me, che hanno comunque sempre voluto provare, anche nei momenti in cui io magari dicevo, cioè, venivo meno a tutto, no? Ci sono dei momenti nella vita in cui magari pensi anche ad altro, e questa è la cosa positiva. Per le cui vicissitudini della vita sono le più strane, le più cambiano. Detto questo, però ho sempre pensato,
sempre pensato a questo, alla musica come, come stile, quindi come vita. La musica è la tua compagna di vita ormai da quando sei nato, si può dire, sì, perché sei stato... Per farlo in un certo modo, sì. Però mi dicono anche alcuni addetti ai lavori che bisogna comunque anche avere un, quel pizzico di fortuna in più per emergere, perché, quella sempre, perché puoi se avere no, tutto il puoi talento essere anche del mondo, bravo, già, esatto, questo lo posso confermare, purtroppo, hai avuto, l'hai toccato con mano, insomma, questa cosa, sì, quindi sì, anche quando tu eri a quella famosa, la scuola più famosa d'Italia, non so se definire la fortuna o qualche altro elemento, che, però non, è il, non serve specialmente, purtroppo, mi preme dirlo, negli ultimi anni il talento viene anche, viene spesso meno nel discorso musicale, purtroppo, o anche per fortuna, perché si sono scoperte anche negli ultimi anni delle cose bellissime, però chiaramente mi hai preceduto una domanda che volevo dire, quindi sì, talvolta il talento viene premiato sempre o viene anche un po' da altre situazioni messo da parte? È una domanda molto scomoda, molto, scomoda, sì, molto particolare, perché bisogna appunto valutare in molti aspetti. Non esistono generi musicali, io dico sempre questo, è bellissima la trap, è bellissima la musica classica, è bellissimo il rock, è bellissimo il pop, cioè tutto può essere obiettivamente, o esiste la buona musica, io penso, anche in un genere nuovo, sperimentale, c'è la possibilità che esca qualcosa di davvero forte. Ma detto questo, il talento a volte, mi riferivo diciamo in altri contesti, sempre musicali, a volte viene meno purtroppo ultimamente. Ma non è una cosa di cui preoccuparsi, perché alla fine basta inquadrare la propria strada e andare avanti. Però c'è da dire che tu comunque hai capito bene quello che avevi intenzione di fare e quello che vuoi fare, quindi magari tu vai avanti. Capito bene. No, nel senso che tu comunque vai avanti per la tua strada. Negli anni, certo, sempre a livello musicale, però certo, sì. Qualcuno dice sempre che il buon lavoro, il lavoro paga sempre alla fine, no? Quindi se tu ci hai messo questa passione, ci hai messo questo sacrificio, proprio la voglia di emergere, alla fine Costanzo Del Pinto il suo traguardo lo potrà raggiungere, perché a parte che sei ancora giovanissimo e c'è tutto il tempo davanti a te, quindi abbiamo visto oggi per esempio i Rolling Stones, faccio un esempio, a Milano hanno riempito lo stadio ancora, perché? E quindi un Costanzo Del Pinto, se va avanti con la sua strada, un domani può riempire anche lui gli stadi. Guarda, sarà passato di qua questo sogno, questa cosa, ma ero davvero ragazzino, poi da grande ho capito che c'è un altro tipo di rapporto con la musica per quanto mi riguarda, e questa è stata una cosa molto, molto carina e da capire, da comprendere più che altro, perché non è la fama di cui almeno personalmente ho bisogno, non, ho provato quello che può essere il successo mediatico, il successo quando è successo, anche l'esperienza di amici. Beh, lì diciamo lì l'immediato. Sappiamo di bene casa, come per un paio d'anni è stato diciamo il caso, no? Anzi, adesso vuoi ancora e di proprio più. Grazie a quell'esperienza ho capito cosa volevo. Cioè, a me piace la musica, non la scena. Certe volte anche non mi piace la scena, mi piace fare musica. Poi per guadagnare il pane non la fai in cameretta, chiaramente la fai sul palco. Vedi Costanzo, io ti parlo dall'alto della mia età, che è molto più avanzata della tua. A volte anche le sprangate sui denti, dette tra virgolette, fanno bene, potrebbero aiutare. Fanno a meglio del successo. Meglio del successo. Il successo senza sbagli. Perfetto. Non ti fa capire niente. Appunto, quindi il successo ti inebria. Bravo. E poi ti può portare su strade strane. Mentre invece le trambate sui denti, detto tra virgolette, non che ti devono dare le trambate sui denti, sia chiaro. Adesso non vorrei che qualcuno pensasse là. Dico, le brutte botte a volte riescono a farti capire e magari farti fare quel salto di qualità che ti stava mancando in quel momento. E questo sta succedendo sicuramente anche a te, perché lo so che sei un ragazzo in gamba, sei un ragazzo che a cui noi abbiamo visto subito, te lo ripeto ancora, non lo dico per piaggeria, ma allora sei riuscito ad emergere in quel contesto che era tutto uno strano. Tu presentavi? Sì, io più che altro me ne piaceva pure la ragazza che stava fianco a me, Maria, che saluto, io facevo, diciamo, per i miei trascorsi radiofonici. Cantai allora Zarrillo, se non ricordo. Sì, sì, sì. Vero? Sì, certo.
ci furono le semifinali, certo, mi sa a Rio Vivo, in spiaggia. Sì, sì. Sì, alla, e la finale alla da Scalinata Giorgione. Del Folklore. Giorgione le semifinali. Da Giorgione, esatto. E poi la finale l'abbiamo fatta qui. Bene, Costanzo, io solo un'ultima cosa ti vorrei chiedere, quest'estate ti potremo vedere da qualche parte esibirti, oltre al fatto che vai con Dodi, Battaglia, cioè qualche altra cosa in palio? Guarda, stiamo definendo qualcosina in zona, di cui non posso ovviamente... Quindi c'è il corrente che certo, ti faremo per ora anche... non posso dare niente sì, di certo, perché chiaramente, di certo, chiaramente è ancora tutto in fase di, ma sono contento di dire che comunque qualcosina bolle in pentola. Benissimo, questo non può che farci piacere. Allora, Costanzo Del Pinto da Portocannone, amici, premio Svevo, insomma, è stato davvero un ragazzo che ha comunque cominciato... Io volevo solo prendere un aperitivo. Ecco, io gliel'ho fatto andare di traverso, lo so, ti capisco, però non potevo farmi scappare una chicca, nel senso che avendoti conosciuto proprio all'inizio, adesso dopo tanti anni, volevo sentire un po' come era la storia artistica, il percorso artistico. Hai visto nascere un qualcosa. Ho visto nascere. Già solo per era questo. Solo il germoglio, adesso la pianta si sta formando e quindi volevo sapere, e mi farebbe piacere, ci farebbe piacere sapere come cresce questa pianta. Un bicchiere di carta con l'ovatta dentro. Perfetto. Grazie Costanzo e bocca al lupo. Viva il lupo.